Buonasera a tutti, eccoci qua. Ciao Marchetto, ciao Alexi Andina, buonasera ragazzi. Eccoci qua ai nostri aperitivi, aperitivone. Eccomi, mi ero nascosto un attimo. Allora ragazzi, buonasera, buon martedì. Oggi che giorno è? Mercoledì, martedì, sto a fare un casino. Audio, non si sente? Mi sentite? Non si sente? Mi senti Marco? Io sono a posto, vedo tutto bene, vedo molto bene. Non so se voi mi sentite. Datemi un feedback sull'audio. Ciao 37, buonasera. Buona serata a tutti, ragazzi. La Light, chi è? Tecno ha urlato, ha scritto in maiuscolo. Buonasera, ragazzi, buonasera. Siamo qua alla nostra ormai rubrica famosissima, diventata insomma famosissima in tutto il mondo, appunto, che è la rubrica degli aperitivi, gli aperitivi di Sala Giochi 1980. Eccolo! Sera a te, Italian Gamer, buonasera! Che ci si beve come aperitivo? Io stasera ho fatto un vinello molto molto leggero. Datemi un feedback sui volumi, se si sente sia il gioco che la mia voce, la mia vociaccia, insomma, che sto pure un po' raffreddato, quindi. Poi stasera, ragazzi, lo dico per tutti quanti, alle 21:30, mi raccomando, si va su YouTube e iniziamo Silent Hill. Mi raccomando, con Silent Hill. Quindi stasera seguitemi in tanti perché facciamo veramente, mi serve il vostro aiuto perché Silent Hill non lo ricordo, l'ho giocato 20 anni fa, è uscito nel 99, quindi l'ho giocato nel 99, negli anni, insomma, appena uscito. Non avevi i salvataggi, non ce l'ho, voglio ricominciare da capo, Marco, lo voglio fare bene, lo voglio fare bene. Allora, dicevamo, questo invece stasera che facciamo è Thunder Hope, un gioco della Gaelco, sviluppato dalla spagnola Gaelco, nel 1992, appunto, un gioco arcade, un gioco da sala giochi, un coin-op. Allora, niente, ragazzi, si controlla nel gioco appunto questo personaggino qua che mi ricorda anche qualcuno, non so se anche a voi ricorda qualcuno. Sì, praticamente con questa folta chioma nera e si va attraverso diversi livelli in 2D per cercare insomma di sventare i piani malefici di uno scienziato pazzo che si chiama Gen Brain, no Green, Gen Brain. Allora, principe, ciao, buonasera, Goku, buonasera, Goku, sì, infatti gli assomiglia, ci sarò, Alex, bene? Allora, dicevamo, insomma, un gioco da sala giochi della spagnola, appunto, Gaelco, che ha fatto, secondo me, ci ha avuto un buon successo, però sicuramente non tutti, ciao Tecno, non tutti lo conoscono, quindi così, andiamo a fare una ventina di minuti, mezz'ora. Devo guardare Ulisse e fa vedere le grotte di Frasassi. Allora lo registro Stefano. Lo registrerò perché le grotte di Frasassi mi interessa. Dicevamo, questo gioco, insomma, è un platform 2D con una grafica abbastanza bella, secondo me, e colorata. E anche il comparto sonoro, secondo me, è bellissimo. C'è una giocabilità molto piacevole, molto, insomma, è giocabile. Fa un po' il verso a Togi in certe cose, secondo me, si rifà un po' a Togi. Comunque è molto alto in cuffia, bisogna che lo abbasso un po'. Anche sulla live, penso. Andiamo a abbassare anche un po' sulla live. Non vorrei, insomma, che copre tutto il coso del gioco, l'audio del gioco. Allora, niente, ragazzi. C'è il boss di fine livello. Quando arrivi alla fine, si va, insomma, a fare determinate cose. Metterà dura prova i riflessi e soprattutto sicuramente la pazienza di tutti quanti noi. Arcade stick nuovo appena scartato, vedete c'è ancora la carta, ne ho comprato un altro per non farmi mancare niente. Questo è sempre il Mayflash Arcade, vedete ci ho lasciato anche il cellophane sopra. Andiamo a mettere un credito e si va a iniziare. Eccolo qua, zona 1, zona 1, zonona. Allora, che madonna fa? Ah, guardavo là, guardavo niente, niente, ragazzi. Cominciamo subito molto molto male. Con queste gocce non l'avevo proprio visto. Io guardavo là, guardavo. Vediamo, vedi, può sparare in diverse direzioni. Il nostro eroe che somiglia molto a Goku, anche se non è Goku, e non c'entra assolutamente niente con Goku. Ciao, sono un bicchierino di vino, un po' di formaggio e vai Thunder Hop. Ciao Hippie, buon aperitivo pure a te allora. Buon aperitivone a tutti, ragazzi, mi raccomando. Questo occhio.
Questo l'avevamo giocato una sera in live, avevamo fatto un pochettino, insomma, eravamo andati un po' avanti, non molto, però insomma, comunque ragazzi, un gioco piacevole, a me piace molto. Vi dico, in tante cose si rifà, si rifà al buon Toki di casa Tad Corporation, insomma gli svoli assolutamente. Vediamo già, ecco anche qua i girini, insomma, che ricordano un po' quelli di Toki quando si doveva sparare a quelle... ecco, niente, mi sono fatto ammazzare immediatamente, senza manco passare dal via. Sì, sì, l'avevo fatto, avevamo infatti così durante un cazzeggio arcade, così la notte. Vino bianco, aperitivo vino bianco, secondo me. Io l'aperitivo lo vedo più... ecco, mi sono fatto ammazzare, no. Lo vedo più da bianco, l'aperitivo. Però poi ognuno fa come gli pare, insomma, ragazzi. Ah, dovevo prendere quello lassù. Forse gliela famo con lui, vediamo. No, non ci servia lassù, niente. Dovevo riacci con i cirini. Porca Eva. Non ci incazziamo subito. Eccolo, non ci incazziamo subito. Appena l'ho detto stava per ammazzarmi. Occhio. È abbastanza bastardo, eh. Io infatti faccio pure qualche salvataggio, visto mai. Che... oh! Lì mi serviva per andare lassù, non gliela famo. Queste carognate proprio, eh. Eccolo! Qui invece gliel'ho fatta. Perché i power-up praticamente vanno presi lassù. Occhio a questo che scoppia. Come vi pare, chi lo conosce, chi non lo conosce, insomma, chi l'aveva conosciuto. Chi te dà certe sfiammai se non stai attenti. Porco il 2. Vai. Ecco, 3-7 lo conosci, sì, infatti. Ma vi dico, in sala giochi, insomma, all'epoca è arrivato, insomma, nel 92, quando già purtroppo le sale giochi stavano perdendo un po' dell'appeal, perché insomma cominciava PlayStation e cose varie. PlayStation forse 93, 94, non lo so. E comunque, insomma, e comunque già aveva risentito molto. Ciao Deis, buonasera. E aveva risentito già le sale giochi, avevano risentito già molto del chi ne sono fatto ammazzare dell'avvento, insomma, del 16 bit e della sicuramente PlayStation poco più tardi. Comunque vi posso assicurare, ragazzi, che questo è un gioco a tutto tondo, come sempre dico. Va sicuramente scoperto per chi non lo conosce. Dopo io sono una bestia enorme. Mettiamo il creditor, cominciamo. No, infatti ha resistito fino a quel al 96, 97, anche 98, esatto. Però chiaramente c'ha. Eccolo il boss. Questo mi sa che ci ha sparagli, eh. Ci ha avuto, insomma, meno. Qui su si spara, è fatta. No! Arco 2! Dai, che eravamo quasi fatta! Gliel'avevo quasi fatta. Vai. Salvamo, è andata bene. Poi c'è un bug su questo gioco che al terzo livello sembra che frezzi. Ciao Gott Bernardi, buonasera a te. Sembra che frezzi al terzo livello, però insomma, poi bisogna vedere, perché adesso non mi ricordo quale ROM è questa, e quindi bisogna vedere, insomma, c'è una ROM che ha dei problemi. Non so se c'è anche un bootleg. No, porco il diavolo, niente da fare, ragazzi, non è facile, eh. Poi più i livelli va avanti e più sicuramente diventa proibitivo. Vaffanculo a te, questo gliela famo. Occhio, vai, grande, occhio che su mi ammazza. Muori, no? Perché ti fai stuprare così? Non ci vo' apposta. Allora, qua sotto non si passa.
Questo è il Pantecani che si trasforma in Pantecanona. Eccola qua. Occhio alla bomba. La bomba fa niente. Chi avevo salvato? No, non avevo salvato. No, avevo salvato da qua. Pensavo l'avessi salvato, ragazzi. Tocca farlo. Vedi, quando fossi stronzate, non gli era fosta fermo con ste mani. Sì, stasera Gotte facciamo un po' di Silent Hill, un'oretta. Un'orettona di Silent Hill la volevo fare stasera. Iniziarlo su YouTube bene, insomma, senza casini, senza i soliti cagnare che fanno su Discord e cose varie. Quindi volevo iniziarlo bene da lì. Occhio. Aspetta che voglio una pia questa io. Vai. No, e vabbè. Ho fatto subito un gran casino, voglia dello porco. Come sempre, insomma, succede nelle mie live. Vai. Ok. E infatti ci salviamo. Occhio. Ah, quella forse serve per una pia. Ah no, qua si passa. A pante canaccia lassù. Qui si poteva anche saltarli, perché già l'avevo ammazzati. Vai. Andiamo avanti un pochettino. Vai. E no, porca Eva, è bello quando tutto accade a notte inoltrata. Bene, lo cazzo vai, che ne so. E niente, lassù. Che miseria. No. Non è facile, ragazzi, eh. Sembra che sia facile, ma non è, non lo è, ve lo posso assicurare. Vai. Occhio. Occhio. Fateli buoni. Allora, proviamo a scendere. I zibonti gialli salterini, sì, ce li abbiamo qua, eh. No! Mamma mia, che culo che ci ho avuto qui, ragazzi. Una volta tanto. Una volta tanto sono stato fortunato. Vai, eh. Qua, ah, non vedevo più. Qua su. Come vi pare, ragazzi, sul gioco? Ciao Iazzale, eccolo. Come vi pare, vi piace? Come lo trovate? Vai con le super cose atomiche. Atomic. Andiamo di là, eccolo. C'è un miliardo di nemici da ammazzacchi. Salvataggio. Meglio di Last Action Hero sicuramente. Chi è che l'ha visto il video oggi su YouTube, ragazzi? Chi è che l'ha andato a guardare il membro di Segucio di oggi? Dai, cazzarola, ma è troppo difficile quando è su sti pezzi in mezzo. Diventa proibitivo, eh? Diventa proibitivo. Eccomi che mi ammazza dentro. Occhio. Vamos. Una bella merda, sì. Wow. Niente, questo bisogna togliersi da lì e bisogna sparargli il suo coraggio nella resistenza dei giocalli, lo so.
ce n'è qualcuno veramente che non merita, Marco. Però, insomma, per onore di cronaca, pare che parli e fai solo sempre giochi belli. Allora, questa rubrica, insomma, era d'obbligo per proprio. E porco il diavolo! La rubrica ciò che è membro di Segucio, ragazzi, è d'obbligo perché sennò sembra che parlo sempre e solo dei giochi belli. Sì, Terminator l'avevamo fatto, no? La settimana scorsa per Super Nintendo. Salvamo da chi? C'ha ragione lui. C'ha ragione Stefano. Non capivo, ma questi. Ok, bisogna premiare la mia pazienza e lo dico sempre anch'io. Occhio, che chi mi fulmina. Occhio. Famoli buoni. No, e poi ci guardavo pure, pensavo che. Occhio. Tanto mi fa ammazzare un troll, eh? Che te dico? Che te lo dico a fa? E infatti non lo salvavo. No, e vabbè. Non mi concentro, eh? Non mi concentro proprio stasera, eh? Concentramento proprio niente, zero. Famogli una torta. Dai. Poi non capisco come fa l'elettricità a corrente sott'acqua, però insomma, tolto questo. Babbuino, esatto. Sono veramente un babbuino, eh. Via! E mori. Allora, chi lo si scende qua? Questo piazzale non è male, sì. Sono assolutamente d'accordo con te, è un bel gioco. Forse sconosciuto a tanti, però è un bel gioco. Wow, che caramelle che ti rimane. Caramel! Vediamo se riusciamo a sfatare il mito che sul terzo livello va in freeze. Se si frezza nel terzo livello, allora vuole dire che la versione è quella che non funziona ancora, però insomma lo scopriremo solo vivendo. Eccolo. Questa che mi spara? Che mi spari? Sto gazzico. Questa che mi spara, ma spara in pieno. Bastardi infami. Quindi ce la fa. Una su, una giù. Aspetti. Salti. O ti abbassi e cominci. Sci, adesso pure questi. Sci, oh. Porco del simpario. Boia dello porco. L'arcade stick comprato oggi spacchiamo questo nuovo, eh. Poi. Mamma mia che sudata. È stata una sudata proprio, eh. No, levamogli un po' sta affari. Eccolo! Tolto il cellophane. Togliamo il cellophane. Andiamo al terzo livello. Vediamo se è vero che si frizza lo schermo. Welcome to Cork, lassù c'è scritto. Oh, e qui sì che bestia c'è. Perché sto Gen Brain, praticamente, che è lo scienziato pazzo, sta facendo sti. Patrick Liska, ciao, buonasera. Dicevamo, questo scienziato pazzo sta facendo degli esperimenti
Oh, chi è questo? Genetici, e quindi... Mamma mia! Questi esperimenti genetici praticamente stanno... Mamma mia! E te devi mettere fine praticamente ai suoi... Alle sue, come si dice, vuole conquistare il mondo, non mi viene parola, porca Eva. Vai, grande, tutto su. The Doors lì, che c'è scritto The Doors sul muro. E vedi, non rompere i coglioni lassù, Dio marziano, che te pigliasse un colpo. Oh, invece no, al terzo... al terzo livello non ha frizzato, non ha frizzato il terzo livello ancora. Non so... non so se era qui, sul Dio marziano. Non so se era qui, che non mi ricordo. Do... qui sta adesso chi? Cazzo del bestiaccia rara è questa? Oh, mori? Possi morir rapido. Oh, e posta. Rock and roll. Ciao Fabio, buonasera, eccolo. Buonasera Fa. Oh, questa è stata veramente una cattiveria programmatica, come sempre dico, una cattiveria dei programmatori questa è stata, eh? Sì, sempre sti giochi un po' così fa. Ma senti, è vero, è vero, è vero. Dai. Dopo io ci metto del mio dopo, eh? Per far casino ci metto. Come cazzo si passa qui? Ah, lassù c'è un'arma, non l'avevo vista, porca Eva, forse. Fa pure i movimenti. Come si fa lassù? Bevi di meno. Non mi ha dato un cazzo. Ciao Alessio, buonasera, buonasera. Niente, non pigliamo armi perché mi ha fatto un cazzo come una bestia. Anche perché l'arma ce l'ho. No! Era morto, era morto, era morto, era morto, era morto. Cavolo. Oh! Salva, 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 per carità. Ciao, buonasera lei. Oh, Madonna, se morirai il cos... Oh, i pistoni... The Pistons, che è il gruppo? Via, 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 via. Via, 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 via. Mamma mia. Lassù. Se ci servia... Ah! Devo via... no. Lassù ci si ria, dai. Oh, una ranocchia, che ma... Au! Oh. E poi che sparo via, l'uno? Qua giù sotto non c'è da divertirsi, mi sa, eh. Vai. C'è un po' di tutto, c'è... fuoco alle polveri. Ma figa. Oh, qui su. Quanto mi reagisci tu? E porco il sbadi. Dio marziano. Ciao Wonder Boy, eccolo. Però non si fa così. Ah, tanto vado là. Ciao Andrea, eccolo!
Mamma mia. Occhio. Porco. E sì, infatti, ma veramente, mi ha acchiappato. Via. niente, qua devo andare. Pantegana. Ah, qui c'è da sparargli quando scoppiano. Buoni, eh. Quanto lo show, eh? Buoni, eh? Buoni! Eccola! Oh, mamma mia, qua chi c'è? Chi è questo? Oh! Che madonna mi... No! No! Ho capito, te ne mette sotto e spari. Stasera Andrea volevo fare Silent Hill, volevo cominciare perché 27 volte che cominciamo Silent Hill e non l'abbiamo mai portato avanti, quindi volevo fare un po' di Silent Hill. Sì. Mamma mia! Occhio alla bottiglia! E niente, giro vuoto! E salvemo, eh! Ciao Leis, dopo, porco! Vabbè, questo sparito chi? Comunque gli ne voleva tanta di vita, eh? No! Mamma mia, quanti stava dura! Allora ragazzi, terzo boss l'abbiamo ammazzato, io direi andiamo a cena, almeno ci si vede qua alle 9 precise su YouTube, mi raccomando alle 21 su YouTube, vi metto anche il link. Stage number 4, qua ci dicono, dalla regia mi dicono stage number 4. Allora, ecco qua ragazzi, il link per YouTube è qua, quindi chi si vuole venire a iscrivere su YouTube mi raccomando. Saremo insomma incasinati persi con Silent Hill, ragazzi. Vi ringrazio ragazzi a tutti, come sempre è stato un buon aperitivo. Ci vediamo al prossimo aperitivo, sempre alle 7 precise qua su Twitch. Mi raccomando, non prendete impegni alle 7 se gioca un bel titolo tutti insieme. Un grandissimo saluto e ci vediamo dopo a tutti. Ciao!